Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video recensione. Ho appena finito di leggere La stanza della tessitrice di Cristina Cavoni. Questo è un libro che mi ha regalato il mio compagno in occasione dell'Epifania. Io non l'ho iniziato subito dopo l'Epifania perché in quel momento ne stavo leggendo un altro e l'ho iniziato poco tempo fa e l'ho finito veramente in velocissimo tempo perché mi ha coinvolta pagina dopo pagina. Mi ha attratta da subito questo libro, intanto perché sulla copertina c'è scritto: "I desideri sono fili invisibili da cucire insieme." E già questa frase mi ha affascinata perché dovete sapere che io sono una persona abbastanza creativa per quanto riguarda i lavori di cucito, uncinetto e maglieria. Quindi, quando si tratta di un libro che in qualche modo ha a che fare con la sartoria, con il fatto di cucire delle stoffe, di realizzare dei progetti in questo senso, a me 99 su 100 affascina. Quindi, già solo per questo motivo ne ero attratta. Poi, quando il mio compagno me l'ha regalato, ero felicissima perché era un libro appunto che volevo. Vi racconto brevemente la trama, però non entrerò troppo nei dettagli perché questo è uno di quei libri che secondo me va proprio scoperto pagina dopo pagina, quindi anche la più piccola rivelazione potrebbe un po' guastare il piacere della lettura. Quindi mi limiterò a raccontarvi la trama che è scritta in quarta di copertina. È la storia di Camilla, che è una donna che si è trasferita da poco a Bellagio perché lì sente che può realizzare i suoi sogni, che sono quelli di recupero degli abiti. Quindi lei da vecchie stoffe, da vecchi abiti, cerca di recuperarli e di creare un abito nuovo che possa in qualche modo far sentire la persona che lo indossa sicura di sé. Quindi è un po' come una sorta di cammino introspettivo che lei fa con la cucitura delle stoffe, con la sartoria, perché comunque cerca di infondere sicurezza alle persone che indosseranno i suoi abiti. Lei ha questo sogno, si trasferisce a Bellagio, lavora in una sartoria, ma poco tempo dopo il suo trasferimento, Marianne, che è la donna che l'ha cresciuta, la chiama al suo capezzale perché non è stata bene e ha bisogno di lei. Racconta una storia che la riguarda. Dice che sua madre, in punto di morte, le ha confessato di aver avuto un'altra figlia, quindi questa Marianne ha una sorella di nome Adele, e le chiede di cercarla, solo che Marianne, non la cerca in quel momento perché era un po' gelosa, diciamo, del fatto che, la madre avesse diciamo riversato tutte le sue attenzioni su questa figlia scomparsa e le sue attenzioni le aveva riversate cucendo degli abiti per lei. Quindi praticamente lei ha cucito abiti per questa bambina che in realtà non faceva più parte della sua vita. E ha dedicato a questa cosa tantissime delle sue attenzioni, tanto da scatenare la gelosia di Marianne. E quindi lei non ha cercato questa sorella. Però adesso che Marianne è invecchiata e non si sente bene, capisce di aver fatto uno sbaglio. Quindi mostra a Camilla il contenuto di un baule. In questo baule ci sono tutti i vestiti che sua madre aveva cucito per sua sorella. Camilla è letteralmente affascinata perché comunque lei ama gli abiti, ama le stoffe. Prende questi vestiti, li analizza e si accorge che all'interno delle cuciture c'è un sacchettino che contiene un messaggio e si accorge che questo stile è esattamente identico a quello di una certa Maribel, che all'epoca della Seconda Guerra Mondiale era conosciuta come la tessitrice di sogni, proprio perché all'interno delle cuciture degli abiti lei lasciava dei messaggi che erano praticamente i desideri delle persone che poi avrebbero dovuto indossare questi abiti. Lei, è affascinata dalla leggenda di questa donna, quindi la conosce molto bene, riconosce lo stile, quindi è decisa ad aiutare Marianne e a ritrovare in qualche modo gli indizi che possano condurre poi alla sorella di Marianne, anche se in realtà, Camilla non sa quale potrebbe essere il legame tra questa Maribel e la sorella di quella che è la sua mamma adottiva. Però ha tutta l'intenzione, diciamo, di mettersi sulle tracce di questa storia e con grande passione arriva fino a Parigi per cercare di scoprire qualcosa di più.
E io qui mi fermo perché altrimenti rischio di dirvi qualcosa di troppo. Voglio però parlarvi della mia impressione. Io sono stata veramente affascinata da questo libro, mi è piaciuto tantissimo ed è un libro che mi ha fatta sognare. Mi ha fatta proprio sognare. Sarà che io amo comunque la sartoria, mi piacciono i vestiti, mi piacciono le stoffe, mi piace comunque andare a vedere anche vecchi abiti, perché io ad esempio ho una passione per gli abiti d'epoca. Dovete sapere che se c'è una mostra di abiti d'epoca, 99 su 100, io voglio andare a vederla perché mi affascinano tantissimo e molto spesso anche su internet vado a cercarmi gli abiti d'epoca, quindi sono comunque cose che mi affascinano. Mi affascina anche la sartoria moderna, tanto è vero che io so cucire, ogni tanto faccio anche qualche lavoro per me stessa, ovviamente senza nessuna pretesa di essere professionale, però qualche lavoretto lo faccio, quindi è una cosa che da sempre mi affascina. E questo libro mi ha proprio portata all'interno di un viaggio tra le tradizioni, un viaggio tra le emozioni, tra l'amore, tra i vari sentimenti. In questo libro ci sono tantissimi sentimenti, c'è la rabbia, c'è la paura, c'è l'amore, c'è la speranza, ci sono veramente tantissimi sentimenti e mi hanno veramente coinvolta. E devo dire che, rifacendomi un po' alla trama, è un libro che in qualche modo riesce davvero a condurvi nella sua trama come se la trama fossero dei fili, davvero dei fili invisibili, come dice qua, da cucire insieme, i fili in qualche modo dei desideri, secondo me. Quindi è veramente un libro coinvolgente. Io ve lo consiglio tantissimo perché è uno di quei libri che non vi stancherà comunque mai, perché io non ho trovato neanche una riga noiosa, quindi è un libro che mi ha proprio appassionata, non l'ho trovato assolutamente pesante neanche per un momento, quindi proprio dalla prima all'ultima pagina ne sono rimasta catturata. E inoltre, una piccola curiosità, all'interno del libro, all'inizio di ogni capitolo, c'è il nome di una stoffa, il nome di un tessuto e per questo tessuto c'è una breve spiegazione, quindi vi dice da dove nasce questo tessuto, che caratteristiche ha, quando è meglio utilizzarlo. E questa è una cosa interessante, magari soprattutto per chi cuce, per chi conosce un pochino i tessuti, ma anche per chi non li conosce, perché comunque vi fa proprio immergere un pochino in questo mondo. Quindi è un libro che assolutamente io promuovo su tutta la linea, mi è proprio piaciuto moltissimo. E di questa autrice a questo punto voglio leggere anche gli altri romanzi. Io non avevo mai letto nulla, questo è il primo libro che leggo di Cristina Caboni e ho intenzione di leggere anche gli altri perché davvero mi ha proprio affascinata il suo stile di scrittura. Vi lascio in info box il link per acquistare il libro su Amazon e vi consiglio di acquistarlo perché davvero ne vale la pena. Io mi fermo qua per oggi, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.